Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete capito anche dal titolo, sto filmando un video 24 ore con Matilde, quindi la nostra giornata. Matilde si è appena svegliata mentre io mi sono alzata da un po' e sono circa le 9. Oggi fuori c'è un super sole, come vedete, ma non penso che usciremo perché la situazione è quella che è e sapete tutti di che cosa sto parlando, almeno qui da me. È ancora piuttosto problematico e preferisco uscire se ho delle reali esigenze e in più abbiamo tantissime cose da fare in casa, dunque direi che al massimo ci metteremo a prendere il sole sul balcone. Mati è Miss Spettinata 2020. Adesso ci pettiniamo, Mati, questi capelli, tutti in disordine, del resto si è appena svegliata e adesso le preparo subito la colazione che spesso beve direttamente a letto, visto che le preparo il biberon con dei biscotti. Cookie. I biscotti che ti piacciono tanto, vero? Te. Se ve lo state chiedendo, Bubu è ovviamente qui, non l'abbiamo perso per strada, vero Mati? Bubu Bubu Pipo Mate. è il bimbo di Mati, giusto. Come biberon per Matilde oggi utilizzo questo di Mam che ho lavato e sistemato qui ieri sera. È molto carino, con anche la principessa. Questi invece sono dei manici aggiuntivi che trovo davvero molto comodi, così lei può tenere più facilmente il biberon. Qui latte con biscotti. Grazie. Prego, amore, tieni. Adesso, mentre Mati se ne sta qui tranquilla a bere il suo latte, io vado a scegliere i suoi vestitini per la giornata di oggi. Tra l'altro, Mati al momento sta indossando il suo pigiamino super anni 90 che vi avevo già detto in un altro video, era mio di quando ero piccola e mi fa davvero impazzire. Perché è retro, però allo stesso tempo è una cosa che secondo me da Zara adesso si potrebbe tranquillamente trovare, collezioni per nostalgici. Più o meno 2 settimane fa ho fatto il cambio armadio delle mie Reborn e vi ho anche pubblicato il video, se ve lo siete persi lo trovate sul mio canale. Quindi adesso qui sistemati ci sono sia i vestitini estivi che quelli primaverili, meno male perché oggi fa davvero caldo fuori. Inoltre ho fatto anche un piccolo ordine di vestiario su Zara online, però ve lo mostrerò settimana prossima probabilmente in un vlog. Vorrei farle indossare un paio di pantaloni che non le ho mai messo, infatti hanno ancora il cartellino e sono precisamente questi. Si tratta di jeans elasticizzati gialli. Eccoli qui, guardate che carini, sono super primaverili e mi piacciono tantissimo. Qui a lato ci sono le magliettine tra cui scegliere, questa mi piace tantissimo, però gliel'avete già vista indossata in qualche video scorso, anzi più video scorsi, quindi direi di cambiare un attimo. Questa è carinissima, anche questa mai messa. Direi che questo accostamento è super cute, mi piace un sacco. Poi le metterò le Converse, che sono rosa, è vero, però secondo me si abbinano benissimo all'outfit di oggi, anche perché sono sportive e comunque appunto questo è un outfit sportivo. Ma guardate quanto sono belle, non vedevo l'ora che finisse l'inverno per poter mettergliele. Per quanto riguarda i capelli invece sono un po' in dubbio, nel senso che vorrei scegliere uno di questi fiocchetti per il ciuffo, probabilmente questo rosa, che alla fine si abbina meglio degli altri. Ma vorrei anche provare a farle i codini, o le codine, io li chiamo i codini. Quindi volevo scegliere 2 elastici abbinati magari, qui tengo alcune cosine che posso utilizzare per Matilde e Martina. Ok, io direi che con questo outfit potrebbero stare bene questi codini carinissimi, con la bambolina che ha i piedi a forma di fiore. Cerchiamo anche l'altro, eccolo qui. Ah,
Abbiamo lavato i dentini, così adesso sono puliti, l'ho sistemata sul fasciatoio e ho portato in bagno anche tutte le altre cosine per cambiarla. Tra le altre cose ci sono ovviamente anche i pannolini, Matilde indossa ancora i pannolini e porta la taglia 5. E qui c'è un set di pettine e spazzola, super utile per districare gli eventuali nodi o comunque sistemarle un po' i capelli, perché avete visto che sembra un piccolo Oompa Loompa. Intendo l'Oompa Loompa che ha mangiato la cicca che fa crescere i capelli. Se avete visto La fabbrica di cioccolato sapete di cosa sto parlando. Allora, visto che Mati al momento è seduta, le tolgo direttamente la magliettina del pigiama, tanto oggi, come vi dicevo prima, non fa per niente freddo. Dai, non voglio togliere. Mati, dobbiamo mettere i vestitini per la giornata, come non vuoi toglierlo? Stare in pigiama tutto il giorno? Sì. Sì, guardati, ancora più spettinata sei. Togliamo anche i pantaloncini, perfetto, e anche i calzini, già che ci siamo, dai. Uno, due, ma che bei piedini! Ok. Salviettina. Dai, no, io poi. Ecco qui. Nel frattempo, ovviamente, io sono ancora in pigiama, ma mi cambierò subito dopo aver sistemato Mati. Ecco qui. Come avrete intuito, mi metterò come prima cosa i jeans, anzi forse i calzini, così poi non devo neanche alzare i jeans per metterli per bene, visto che queste sono super alte. Ok, adesso proviamo questi che sono nuovi, nuovi nel senso che non li ho mai messi, anche se li ho presi l'anno scorso. Guardate che belle le tasche all'interno, mi fanno impazzire, hanno tutti i pois blu e quindi sì, sono vere tasche. Hanno anche la vita regolabile, ma non penso che dovrò regolarla per Matilde. Ma che carini! Allora, direi che le vanno benissimo e che il colore è stupendo. Poi, essendo elasticizzati, comunque sono facili da mettere e non fanno quell'effetto jeans super rigido che non mi fa impazzire, sinceramente. Non vedo l'ora di sistemarle i capelli. Penso che ormai si sia capito perché continuo a dirlo, ma davvero così è assurda. E adesso mettiamo la magliettina. Ma quanto sono strette queste magliettine, io non capisco. Ah, potrebbero farle leggermente più larghe. Ecco, questo è il mio appello. Per favore fate le magliettine più larghe di collo, oppure semplicemente maggiormente apribili, ecco. Ok. Mettiamo anche l'altra manichina. Perfetto. Ok, allora, vestita così sembra super grande. Guardate che amore. Prima di sistemarle i capelli le metto le scarpine, così da completare l'outfit. Ed eccole qui, rigorosamente non allacciate, anche io le porto così con l'asola all'interno, almeno non si vede, e mi fanno impazzire. Poi rosa e giallo come accostamento a me piace tantissimo. Ok, allora, Mati al momento ha i capelli abbastanza lunghi da consentirmi di farle i codini, come vi dicevo prima, solo che non avendoglieli mai fatti sto pensando un pochino come realizzarli, insomma. Allora, penso che glieli farò solo con i capelli superiori, in modo da lasciare quelli sotto, diciamo, slegati, e da questa parte non so se metterle il fiocchetto rosa oppure se unire tutto in un unico codino, perché comunque questi capelli sono lunghi, quindi potrebbero anche starci senza sfuggire via. Quindi adesso vediamo. Come prima cosa sicuramente le pettino i capelli, così da togliere tutti gli eventuali nodi che sicuramente ci sono, soprattutto la mattina. Tra l'altro, una cosa che non vi ho ancora detto in video è che ho aperto un profilo TikTok a seguito di moltissime richieste.
Alla fine mi sono decisa, l'ho aperto un po' di tempo fa, ma in realtà inizierò a pubblicare video da oggi, cioè oggi mentre sto filmando il video, tra un paio di ore penso che pubblicherò il primo TikTok, quindi quando uscirà questo video sarò ufficialmente attiva su TikTok e andatemi a seguire. Mi chiamo Reborn Baby Giulia anche lì, come su Instagram, e metterò TikTok a tema Reborn principalmente, quindi vi aspetto. Meromati? TikTok. Ok. Il primo codino potrei farlo in questo modo, a questa altezza più o meno. Secondo me non importa che siano precisissimi, però comunque ci tengo che siano carini, quindi adesso vediamo cosa riesco a fare. Sapete che io non sono il massimo con le pettinature, faccio abbastanza fatica, non ho mai realizzato pettinature strane su di me e a maggior ragione sulle Reborn. Ok, adesso devo cercare di fare una cosa simile anche da questo lato, vediamo, devo lasciare più capelli giù, più o meno così. Siete pronti a vedere Mati con i suoi primissimi codini? 3, 2, 1...